Giovanni Iacono, sembra una conferma di quanto tu dicevi dalle precedenti settimane, che quando questa squadra ha bisogno di stimoli, gioca contro squadre diciamo, importanti, ecco che viene fuori il vostro gioco, viene fuori la vostra voglia, ecco una partita giocata fin dall'inizio bene, messa subito incanalata bene, una squadra che ha risposto in tutti i suoi reparti, è un 3-0 che non lascia nessun dubbio. Sicuramente non si può giocare a calcio senza stimoli. Ho detto già da 15 giorni che i giocatori ora, in queste 8 gare che rimangono, devono cercare i propri stimoli. Anche io mi devo cercare i miei, ognuno si cerca i suoi. Se riusciamo a capire che bisogna andare in campo con la voglia, anche credere a qualcosa che può accadere in futuro, come non si può, non lo sappiamo, ma lo dobbiamo affrontare per sapere se ci riusciamo. E allora riusciamo a fare delle belle prestazioni, siamo tutti soddisfatti, il lavoro della settimana che si fa sicuramente ha un valore. Ma se invece noi guardiamo chi dobbiamo incontrare, guardiamo il calendario delle altre squadre che devono incontrare e noi già ci sentiamo come se non possiamo raggiungere i playoff, tanto vale che nemmeno giochiamo, gioco con i ragazzi e quantomeno so che se perdo, perdo con i ragazzi. Ma è stato questo forse il piglio che ho potuto dare alla squadra oggi. Mi sono arrabbiato tantissimo prima di fare la formazione, non lo so. Poi già stamattina eravamo partiti male perché magari chiama Terbini con la febbre, quando tu prepari la gara tutta la settimana. Ma il proverbio antico dice: tutti i mali non vengono per nuocere. Devo fare complimenti, complimenti a tutti. Ecco, si è vista una squadra che in tutti i reparti sembravano meccanismi oliati, anche con le sovrapposizioni, un centrocampo che ha stretto subito il Don Carlo Miselmeri, che, no, che è una squadra, ricordiamo, seconda in classifica. Quindi, insomma, fin dall'inizio la squadra ha fatto la partita l'ha fatta la Mazzarese. Guarda, io domenica sono andato a vedere la partita di Messi in America, negativa a Messi in America. E i miei calciatori e il mio presidente mi prendevano per pazzo. Che mi dicevano, ma tu... Io dico che quando si fa un lavoro si deve fare per bene. Io ci credo in quello che faccio, lo faccio. Dobbiamo rispettare chi oggi ci dà il rimborso speso, che è la società, che non fa mancare niente a nessuno, tramite i nostri sponsor, che li dobbiamo sempre ringraziare. E quindi noi abbiamo un dovere nei confronti di chi oggi ci permette di andare in campo, dopo tutto quello che sta succedendo nel mondo, che si parla anche di Terza Guerra Mondiale, noi siamo privilegiati. Allora questo privilegio lo dobbiamo rispettare e onorare da qua alla fine. E non si devono arrabbiare i miei giocatori quando dico se c'è qualcuno che non ci crede si può tirare indietro e può andare via. Non ci devono rimanere mai, perché io sono sempre chiaro nelle mie dichiarazioni, parlo sempre chiaro. Io dico sempre a tutti che la voglio un bene, la famiglia mia è questa oggi, insieme alla mia famiglia privata naturalmente, e dobbiamo vivere le giornate una per una, quello che ci viene, però lavorando bene durante la settimana, impegnandoci, sudando la maglia. Perché tutto quello che ho fatto domenica, sono andato a vedere la partita di domenica negativa, ho studiato la gara e tutta la settimana abbiamo fatto un programma. E allora ho detto ai giocatori, se abbiamo fatto quello che abbiamo fatto durante la settimana, ci siamo svenati a allenarci, perché oggi non dobbiamo attuare quello che abbiamo fatto? Fortunatamente, dico, l'abbiamo fatto, e devo fare complimenti a tutti, veramente. Non voglio dire qualche nome in particolare perché se Oggi, per no esempio, il nome lo facciamo qualcuno... noi. Oggi Modù ci è sembrato, al di là degli autori dei gol, dei gol molto belli, di bella fattura, gol insomma, di grande fantasia, ma oggi Modù ci è sembrato insomma, ha spadroneggiato alla grande, senza nulla togliere agli Ma altri. guarda, io ho sempre, sono sempre andato avanti con il collettivo. Se Modù ha fatto quella prestazione significa che il collettivo ha retto in tutti i reparti. Io ti potrei fare diversi nomi, però lasciamo stare. Per me sono stati oggi super quasi tutti, però è giusto che andiamo a elogiare tutti i ragazzini. Gli under, quelli li voglio elogiare perché hanno fatto una grande gara. Chi è entrato e dopo e chi ha fatto tutta la partita. E dico sempre che la mia soddisfazione è la crescita di questi ragazzi, perché io oggi ci sono, domani non ci posso essere più, però quantomeno questi ragazzi si devono ricordare di aver avuto un allenatore che quantomeno gli ha dato qualche nozione veramente di come si sta in campo e quello che è. Quindi qualche soddisfazione io la voglio prendere con loro. Domenica andiamo a Canicattì. E mi auguro di fare una bella gara, poi le partite le possiamo perdere, ma proprio oggi dicevo che ero arrabbiato perché non posso affrontare le squadre di alta classifica avendo una rosa
tutta completa, mi mancava Drago, mi mancava Verbini, mi mancava Calamia, ogni volta mi mancava il secondo portiere per ora, mi spogli Giulio, Giordano, e quindi ero un po' arrabbiato e me stesso dicevo sempre, ma non posso mai giocare una gara alla pari con gli altri con una rosa completa. Quelli che sono andati in campo sicuramente hanno fatto una grande gara, forse, dico, è stata forse una delle migliori partite della stagione, anche se c'ho sempre qualche giocatore sotto tono e sto cercando sempre di dargli fiducia, di farlo giocare. Ho già fatto il terzo gol, ho fatto un gol bellissimo, però credo che ancora deve crescere molto, no? Sul piano agonistico, sul piano atletico. Però dico che questa vittoria va dedicata sicuramente a tutti i nostri sponsor, tutti i nostri dirigenti, al presidente che viene settimanalmente tutti i giorni al campo. Dico, anche loro meritano sicuramente qualche soddisfazione. Sono contento soprattutto perché attraverso il mio lavoro regalo delle gioie a tutti questi che ci stanno dietro le spalle e che ci permettono oggi di poter fare calcio e di farci divertire. Quindi auguro veramente ai miei giocatori che capiscono che ecco, alla fine sono 7 finali e abbiamo il diritto, il dovere di provarci. Se poi non ci riusciamo, quella è un'altra cosa, ma ce la dobbiamo giocare per un orgoglio personale. Ho detto ai giocatori, io mi voglio confrontare con gli altri allenatori bravi, voi vi dovete confrontare con gli altri giocatori bravi. Ecco, dobbiamo trovare lo stimolo, ognuno di noi. Senza stimolo non si può fare niente nella vita e non si può raggiungere nessun obiettivo. Quindi sarò sempre duro, sono contento per quello che abbiamo fatto oggi, perché questo allenatore è criticato, fa sempre palla lunga a piede lane, gioca in un modo diverso. Io da quando giocavo a calcio ad oggi ho avuto sempre le spalle larghe. Vado avanti con le mie idee, le porterò sempre avanti. Quello che vogliono dire gli altri dicono, a me non interessa niente nessuno. Chi mi vuole sono questo, se no si può cambiare. Non è che è duro, l'amicizia rimane, i rapporti rimangono con tutti. Dobbiamo sempre dividere nella vita tutto noi. Il lavoro, l'amicizia, la politica, il divertimento e tutto. Invece ancora oggi forse siamo immaturi sotto questo punto di vista. Tutti i cittadini manzaresi forse siamo immaturi perché mischiamo tutto. Le cose vanno separatamente, fatte bene. Ognuno si prende le sue responsabilità e sicuramente se ognuno rimaniamo a proprio posto, alla lunga, se crediamo, se io credo nella mia società, se credo nei miei sponsor, alla lunga vengono, e viceversa, se loro credono in me e io credo ai miei giocatori, alla lunga viene il risultato. L'importante è che ci dobbiamo allenare sempre seri, fino al 16 di aprile. Poi guardiamo la classifica e vediamo quello che dobbiamo fare, perché credo che come primo anno e abbiamo fatto veramente la società, con gli sponsor hanno fatto una bella cosa, hanno fatto una squadra subito nel periodo di Ferragosto, con tante difficoltà. Quindi dico, uno deve guardare tutto, poi ognuno può tifare per chi vuole, può fare quello che vuole. Io oggi ho visto un pubblico entusiasta, un pubblico dove abbiamo regalato veramente un buon spettacolo. Io stesso dicevo ai miei dirigenti in macchina, ma questa è la mia squadra, perché di solito mi fanno il contrario, tanto che mi sono arrabbiato al primo tempo, invece devo appoggiarli tutti. Quando è giusto che gli dico bravo, glielo devo dire, e quando le devo bastonare, è giusto che le bastono.